E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e oggi vedremo una cosa molto bella dell'universo di Borderlands, Borderlands Science. Per trovare quello di cui sto parlando dovrete andare sulla Sanctuary, quindi se non l'avete sbloccata dovete sbloccarla, e poi dovrete recarvi al laboratorio di Tannis. Se non sapete dove trovarlo, guardate il percorso che sto facendo al momento. Una volta arrivati nel laboratorio di Tannis, mi raccomando, dovete essere connessi a internet e poter ricevere gli hotfix perché altrimenti non apparirà. Ci sarà Tannis che vi vorrà dare una quest. Guardate di prenderla da quest su Vuoi Borderlands scusarmi, Science oppure Roid, ma usate che cos'è questo? direttamente la macchinetta. Ma prima di farvi vedere bene cos'è, perché esiste Borderlands Science? Come funziona? Borderlands Science è stata introdotta nel 2020, dopo l'inizio del coronavirus, per poter dare un aiuto a quella che è la scienza, semplicemente giocando e ottenendo dei piccoli reward. Vi chiederete com'è possibile, vi lascio un link qua sotto con tutta la spiegazione con i vari parolori, ma in sostanza, diciamo, dovrete giocare qualcosa di abbastanza simile al Tetris e in base alle combinazioni che farete andrete a controllare il lavoro di un supercomputer o di vari supercomputer su diversi tipi di virus e batteri e quindi aiuterete appunto a confermare le scoperte fatte da questo computer, gli agganci, eccetera. Ma vediamo bene di cosa sto parlando. Andate alla macchinetta di Borderlands Science, cliccate gioca e questa sarà l'interfaccia. Prima di giocare vi mostro i potenziamenti perché ce ne sono un bel po'. Giocando otterrete delle monete. Queste monete potrete usarle per prendere questi potenziamenti. Nanomacchine cerebrali che vi daranno per 2 ore un 25% di XP in più. Zampa di Jabber portafortuna per 2 ore vi darà il doppio del denaro. Capsule di caffeina per 2 ore vi darà un 10% di velocità di ricarica e un 15% di movement speed. La Jabber cola che per 1 ora vi darà un 10% di aumento di danno. La polvere elementale che per sempre 1 ora vi darà un 25% di probabilità elementale, un 10% in più di danno elementale. E infine, la più importante, latte di stallone da culo aumenta la qualità del bottino per 1 ora, quindi vi aumenta la fortuna e dovreste trovare un pochino più di leggendarie. Detto ciò, visto che avete visto i reward e saranno sempre qui, questo non è una cosa temporanea, ma rimarrà presente nel gioco. Andiamo a vedere come funziona. C'è tutto un tutorial che vedrete all'inizio, che potrete rivedere con questo cos'è, ma nello specifico ci sono questi livelli. Più livelli completate, più diventano difficili e più ricompense vi danno. Ora ve ne mostro uno molto semplice. Questo è un esempio di livello. Quello che dovrete fare sarà cercare di, diciamo, avere tre o quattro obiettivi diversi. Quello principale è di ottenere un punteggio almeno pari al minimo, altrimenti non vi darà buona la soluzione. Per fare punti dovrete riuscire a ottenere il maggior numero di gettoni con le facce indicate di lato nella stessa fila. Ad esempio, in questa fila, la fila bassa, mi viene indicata Amara e Zane. Quindi io dovrò cercare di avere il maggior numero di gettoni con loro in questa fila. Per ogni gettone otterrò un punto. Se fate un'intera fila con tutte le caselle che sono giuste rispetto a quelle che vi vengono indicate, otterrete dei Momenti come punti questi extra. Per rimpiango di non aver passato meno tempo in farlo avete palestra e questi più. gettoni laterali che Ah, che potrete usare tutti fastidio. oppure no, e dovrete andare a utilizzarli, appunto, vedete, per spostare in alto 1, 2, 3, 4 caselle fino a ottenere il punteggio necessario, diciamo. Ora io posso provare a fare magari questa combo. Vedete, obiettivo raggiunto, ma non ho fatto un record. Non c'è una modalità di gioco precisa, nel senso, potrete arrivare al punteggio minimo e fermarvi. Potrete arrivare al più alto punteggio possibile che riuscite e fermarvi. Potrete cercare di ottenere il punteggio minimo usando Saluto quelli meno della moglie. gettoni possibili e Ti ho già suggerito. fermarvi. Ognuna di queste diverse combinazioni darà una risposta sempre giusta e diversa a quello che è poi il funzionamento generale di Borderlands Science e continuerà ad aiutare la scienza. Ora io andrò a completare quello che è questo livello mantenendo un gettone bonus e faccio invia. Guarda che Questo è un cervellone! livello molto basico, quindi la ricompensa saranno solo 5 monete. Poche,
Sì, adesso vado a fare quelli che a cui sono arrivato io al momento, e la prima volta che completerete l'intero stage vi verranno date skin e teste. Vado a Ciao vedere quelli di tesoro, Mad Moxie. credi di avere più Vedete sorpassato che la sottoscritta? diventano un Uomini po' migliori più di te ci complicati, hanno già quindi dovrete provato. andare un pochino a ragionare su quello che state facendo o non state facendo. Nel mio caso, ognuno poi ha la sua tattica, il suo modo di pensare a come fare le cose, quindi poi ci sarà qualcosa di specifico su cui andrete a ragionare. Io vedete, ho già battuto il record di questo livello, mi ritengo soddisfatto, faccio invia. E Risolvi rompicapo alla velocità con cui muovi questa è il la quantità di punti partner. che ho preso. Vedete che 100 di ricompense sono molti. Ho ottenuto un punto extra oltre a quello che mi era richiesto, ne ho ottenute 400. Ho eguagliato il record, 100. Insomma, è abbastanza facile poi ottenere punti. Quindi io vi invito veramente a farlo, magari non dico il più possibile, ma farlo giusto per avere sempre qualche punticino da spendere per dei potenziamenti, così potrete ottenere dei bonus extra per il gioco e aiutare la scienza. Per questo video è tutto, da Roid è tutto, ciao a tutti.